ci mettiamo davanti alla bambina. Carissimi, buon pomeriggio, siamo di nuovo collegati. Come potete vedere c'è Padre Gino, ci troviamo nella chiesa di Sant'Anna, dove appunto ci sarà la processione. La nostra amica Maria Concetta spiegherà il perché della processione della bambina, di Maria Bambina. Non sento Gioia. Maria Bambina viene chiamata, giusto? Sì, Maria Bambina. Ok, ci sarà la processione. Ci sarà adesso la processione, parte adesso. Perfetto. Va bene, e tornerà, e arriverà appunto al suffragio. Sentiamo. Questo risveglio, soprattutto di relazione, di comunicazione, e di vocazione, di dialogo, e di vocazione. Dovete pregare per l'evocazione, continuare a pregare per l'evocazione, altrimenti le chiese si chiudono e Gesù è Eucaristia, tranne che manda qualche angelo dal cielo. Possiamo. Ti salutiamo, Vergine, colomba tutta pura, nessuna che a tua prega per noi, figlia, tutto puoi, fatti di noi pietà, fatti di noi pietà. Allora, iniziate il rosario della di Maria Bambina. Come mi è stato detto da Padre Gino, appunto, che la Maria Bambina è una piccolissima statua di cera ed è dell'Ottocento e appartiene appunto all'altra chiesa dove noi adesso andremo, quella delle anime sante. Guardate. E tutto puoi, abbi di noi pietà, abbi di noi pietà. Signore, vieni presto e mi aiuto. Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli, amen. Preservaci dal fuoco dell'inverno, porta in cielo tutte le anime, specialmente la più bisognosa della tua misericordia. Lodate sempre sia, dolce cuore del mio Gesù, dolce cuore di Maria, Bambina, non sono io, questo è il quartiere Sant'Anna che normalmente non lo vediamo con tanto spesso perché quasi tutte le funzioni avvengono in piazza, però è un quartiere molto antico e adesso man mano che lo percorreremo lo vedremo insieme. All'inverno di tormento, al
Guardate che strade ripide. Il nostro comandante, che come sempre è presente. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che carine le persone, guarda gli anziani che mi auguro che abbiano i parenti che non vivono da soli. Ma in un paese è difficile che un anziano viva da solo. Maria, bambina, prega per noi e per il mondo intero. Ecco. Anche per me è una novità, perché non l'ho mai fatto, perché di solito mi sono sempre dedicata a quella che avviene in piazza, però ho voluto dare anche visibilità a quest'altra parte del paese che naturalmente pochi conoscono e poco abbiamo visto. E così oggi ci siamo dedicati anche a questo. Questo è un altro quartiere che molti riconosceranno attraverso le vie, chi vive fuori lo sa.
padre Gino insieme a padre Rosario. Questa è un'altra via, via Bixio. Padre Gino, che giro facciamo? Saliamo, poi scendiamo fino ad arrivare in via Principe, Ruggero VII, arriviamo alla Chiesa. Una bella camminata allora, direi, eh? Sì. Sì. Questa è via Risorgimento, come potete ben vedere, scusi. No, perché? E qui stiamo imboccando la via di un altro quartiere, che viene chiamato Macello, non so se dico bene. Stiamo facendo anche il tour del paese nell'interno. Guardate quante vie disabitate. Vi garantisco che fa un caldo incredibile, molto caldo. Brava Alessandra, brava tesoro, ti mando un bacio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Saluto tutti quanti voi, siete tantissimi, vi abbraccio come sempre. Io non conoscevo questa funzione. Maria Bambina, appunto abbiamo detto che questa piccola statua di cera è dell'Ottocento, molto antica, e normalmente viene poi riposta nella chiesa di Sant'Anna, la sua postazione, diciamo che è lì. Buonasera. Che bello vedere persone sul balcone, vero? È bellissimo. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Via Machiavelli, non so se qualcuno la riconosce. Qui abbiamo tutte le amiche, salutiamo. Ciao a tutti. Ciao. Tutto bene? Tutto a posto, sì. Come sta? Discretamente. Bene, però sta in piedi. Sto bene. Sta in piedi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto. Praticamente stiamo camminando insieme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli, dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della misericordia. Maria Bambina, prega per noi. Pria che in sé. Carino che saluta, mi piace? Mi piace, così dobbiamo ritornare a essere così. Bravo.
apprezzo molto che saluta i nostri cittadini, i nostri paesani. È una cosa molto bella. Gesù quando passava io penso che salutava tutti. Salutate. Non camminavo col broncio sicuro. No, assolutamente. Infatti lei è gioioso, sorridente e molto comunicativo. Buonasera. Ah, vedi, qui hanno messo anche dei lumi. Molto bello, eh. Come potete vedere, in questa via hanno adornato dei lumi appoggiati per terra. Guardate pure che bei fiori, che carino che è. Ecco, il paese così lo vorrei vedere tutto quanto adornato di fiori. Padre Rosario è il nuovo arrivato. Come tutti sapete, Padre Antonio è andato, credo, a San Cataldo, non mi vorrei sbagliare. Come sta? La vedo bene. Ma che carina. Ho incontrato almeno 2, 3, 4 novantenni. Rendetevi conto. Una di 91 e le altre tutte ai 90. È un paese dove ci sono molti anziani, però devo dire che è anche molto ricca di giovani. Ecco, non è un paese prettamente o solo giovani o solo anziani. Diciamo che è un paesino veramente che abbiamo tutte le fasce d'età. E i giovani ce ne sono abbastanza rispetto agli altri comuni che io ho avuto modo di vedere, di frequentare. Nel nostro paese ci sono tantissimi giovani. Ecco, anche questo quartiere per chi vuole. Adesso si scende e ritorniamo in un altro quartiere ancora, così abbiamo fatto un bel tour, oltre alla processione abbiamo visto anche molte strade del nostro paese. Che carine che sono. Anche i canuzzi sono contenti. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Va bene a fare le cose. Va bene a fare le cose. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto il tuo seno, Gesù. Ritorniamo in via Risorgimento. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto il tuo seno, Gesù. Una bella camminata, poi soprattutto salite e discese, perché questa parte del nostro paese è un po' arroccato, di conseguenza le strade sono altalenanti, non è pianeggiante. Facciamo una panoramica, vedete? Ok. Sia quel latte che tu adesti tra le fasce, pardonnere.
nasce tra le donne alta regina, tra le donne alta regina. Che bello passeggiare per le vie e salutare i nostri paesani, è una cosa molto bella, infondere pace, dare serenità, perché oggi è una giornata particolare, ho sofferto tanto. Diciamo per chi se fosse collegato ora, Maria Bambina è una statuetta di cera esattamente dell'Ottocento, è molto antica. Che normalmente viene tenuto appunto nell'altra chiesa. Quella delle anime sante, come diciamo qui nel nostro paese. Oh, guardate che bello, meraviglioso. Anche i volatili partecipano, guardate che bello. Questo è un altro quartiere. Vedete, siamo in via 20 settembre, non so quanti di voi la riconoscono, magari avranno la casa, avranno i parenti qui da qualche parte, ed è molto bello che potete vedere i vostri parenti oppure le vostre case. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Che carini che sono, come vedete, sono dei giovanissimi a portarla. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, della nostra morte. Amen. Cammino con voi direttamente. Cammino con noi, allora diciamo ci siamo. Aspetta. No, sì, perché ci vedono in Germania. In Germania diamo intanto un saluto a tutti i nostri amici che vivono in Germania. Okay. Va bene, che gli fa piacere che sono tanti. Buona fortuna. E buona fortuna a tutti. Tanti saluti a tutti. Grazie. Grazie mille, grazie a voi, simpaticissime. Grazie. Stesso. Buona serata. Raggiungiamo adesso l'inizio. Prego, Caterina, Carsidona, ho capito. Tutto bene? Ci rivediamo. Brava, in gamba, eh? Speriamo sempre. Sempre, ha ragione. Le auguro ogni bene, buona serata. Anche a lei. Grazie, buona serata. Belle cose. Grazie. Ma che amore.
queste sono le ultime battute, perché adesso inizierà un percorso tutto in salita. Io ho la batteria che mi sta per lasciare, naturalmente arriviamo all'angolo e poi ci salutiamo. Ormai siamo addirittura d'arrivo, perché c'è una salita e poi da lì c'è la chiesa, appunto, dove verrà portata Maria Bambina, e la processione si conclude lì. Via Cavallotti, alcune vie da tanto che non le faccio pure io, eh. Appunto, come vi dicevo, ormai faranno una ripida salita dove c'è appunto la chiesa, non di Sant'Anna, ma quella delle Anime Sante, dove la Madonnina verrà portata lì. Guardate che cosa ho io, è un piccolo ventilatore. Via San Francesco, che fa un caldo, caldo umido. Ok, allora noi adesso salutiamo la processione. Scendiamo qui a sinistra e ci rivediamo poi per la prossima ripresa. Naturalmente tutto quello che avverrà vi terremo informati. Grazie. Ecco, adesso scendiamo di qua, subito ci ritroviamo in piazza, così vi faccio vedere anche questo tratto e poi ci diamo un caro saluto, un caldo abbraccio. E ci rivediamo, appunto, come ho detto, alla prossima. Visto che ci sono, vi faccio vedere altre viuzze che magari non vedete, non ve le ricordate. Approfittiamo. Ecco qua. Scusate, io interrompo appena. Qui si cade, ciao. Lo dici se ce l'ha qualcuno per bambini. Che a casa mai lo prendiamo? Le strade sono quelle che sono, è inutile dirlo. Ecco qua. Questa è un'altra via che molti riconosceranno. Questa è abbastanza abitata, devo dire. Purtroppo ci sono molti quartieri che sono completamente disabitati. Lo spopolamento ha creato questo. Ecco, adesso noi sbucheremo in via Roma e finiremo la ripresa piazza Garibaldi, come sempre. Abbiamo fatto un bel tour e spero di avervi fatto cosa gradita. Se vi è piaciuto questo tour, scrivetelo pure. Abbiamo fatto vedere una cosa particolare che nemmeno io conoscevo, appunto questa Maria Bambina, di questo pezzo antico, molto importante. Eccoci qua, questo invece è Corso Roma. Vedete dove siamo andati a sbucare? Buonasera! Questa è via Roma, tutti ormai la conoscete. Eccola. Qui abbiamo fatto Abbacchi, Nicosia. Bello, vero? Poi a quest'ora le luci sono bellissime. Sono dorate, calde, illuminano questo meraviglioso corso con la nostra bellissima piazza.
Grazie Rita, grazie a te, grazie a voi. Abbiamo fatto una bellissima passeggiata tra amiche e amici per una cosa importante. Vi garantisco che non volevo farlo. Poi dopo avevo dato la mia parola a Padre Gino e quando do la parola la mantengo. Oggi non era nel mio animo di poterlo fare, ero molto triste per quello che il nostro paese ha vissuto, di quello che è accaduto. Però l'ho fatto anche per lei. E questa è la nostra bellissima piazza. Come potete vedere, e qui termina il nostro tour a piedi che abbiamo fatto, perché abbiamo camminato tantissimo. Questa è mia sorella che mi chiama. Ecco qui, come vedete ci sono le luci accese, perché come abbiamo detto nell'ultimo video, la festa della Madonna di Santa Caterina, che è il patrono, non avverrà il giorno 25, ma avverrà il giorno 17, perché come tutti quanti sappiamo il giorno 25 ci sono le votazioni e tutto è stato rimandato e spostato. Perciò anche qui da noi si voterà il giorno 25 e così la processione, la festa è stata spostata al giorno 17. Allora, si conclude qui il nostro viaggio a piedi, è stato molto bello averlo vissuto con voi e ci rivediamo al prossimo collegamento. Ringrazio tutti per averci seguito e per averci regalato un pomeriggio bellissimo. Ecco, gli anziani mi chiamano, li salutiamo, dai, facciamo l'ultimo sforzo. Siamo in collegamento con gli amici che vengono da fuori. Vuole salutare suo fratello? Buonasera a tutti. Buonasera. Un saluto. A suo fratello, a dai. Mio fratello Emilio, lo stiamo aspettando tutti qua al militare in congedo. Oh. Vieni al più presto, che ti aspettiamo. Perfetto. Capito? Tanti saluti. Oh, benissimo, grazie, grazie mille. Questo è Caterina, dice che ti ha mandato... I saluti? Sì. No, è stato molto carino, sì, mi ha salutato. Ti ho mandato, dice se c'è la signora, io gli ho mandato, dice dei saluti. È vero, me li ha mandati, io lo ricambio. Grazie tante, salutiamo anche gli altri amici, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Invece lei viene pure dalla... Germania. Dalla Germania, lo sappiamo tutti, vero? Buonasera a tutti. Così salutiamo anche i nostri amici e della Germania. E compaesani che sono all'estero. A tutti i compaesani. Bravo, glielo dica lei. Che vivono buonasera fuori. Buonasera a tutti, buona Santa Caterina. Saluti di Santa Caterina. Santa Caterina Villahermosa, appunto provincia di Caltanissetta. Sì, salutiamo tutti i nostri amici, grazie. Grazie buonasera mille, grazie a tutti. Amici compaesani, salutiamo. Saluto, buonasera. Grazie. Dal nostro paese. I nostri saluti arrivano a tutti, Sì. Grazie mille, grazie e buon proseguimento di serata. Grazie a lei. Allora, chiudiamo il nostro collegamento qui con questa bellissima piazza come sempre e ci rivediamo con il prossimo video. Grazie a tutti come sempre, un abbraccio caloroso e vogliamoci bene. Salve, buona serata dalla vostra Caterina. Ciao.